preso il via a Mondolfo per il secondo anno consecutivo Sinestesia Festival, un viaggio sensoriale attraverso la musica, la creatività dei laboratori, vecchie pellicole cinematografiche, importanti ceramiche, grafiche e sculture, in dialogo sinestetico con opere d'arte proposte al pubblico in un ciclo di mostre fino al 4 agosto prossimo. Il festival multisensoriale promosso dall'Associazione Culturale PAM Pro Arte Mondolfo ha aperto le porte al pubblico nel complesso monumentale Sant'Agostino con un primo circuito espositivo Echi e Corrispondenze dedicato alle opere di Picasso, Pignotti, Sorcinelli e Ramazzani. Partiamo con Picasso, che è certamente l'autore più celebre, dove viene ospitata una serie di acqueforti, punte secche, sono 60 in totale, più altre una trentina di ceramiche provenienti da tutta un'intera collezione privata. Lamberto Pignotti e sottoscritto dialogano con l'arte contemporanea, ovviamente in un linguaggio molto più, se vogliamo, sinestetico. Bellissimo gonfalone di fine 500 attribuito a Ercole Ramazzani. Insieme a contenuti volti a promuovere l'arte e gli artisti, Sinestesia Festival affiancherà proposte di artisti internazionali, oltre ad un programma di eventi scelti con cura nel panorama artistico contemporaneo all'interno della sezione off, con un itinerario che si snoderà all'interno della città, con 12 artisti che per 4 giorni riqualificheranno spazi diversi del centro storico, occupandoli con opere d'arte in chiave sinestetica. Siamo alla seconda edizione e davvero è un onore ospitare questo festival unico nel suo genere, che non si trova in nessun altro luogo d'Italia se non a Mondolfo, in uno dei borghi più belli d'Italia. E quindi come amministrazione comunale il ringraziamento lo facciamo al direttore artistico Filippo Sorcinelli e alla sua associazione Pro Arte Mondolfo per il grande lavoro svolto in questi mesi e in questi 2 anni.